When we came home, worn to the bones, I told myself this could get rough. And when I was on. Buonasera a tutti, benvenuti ai provini di Torino. Siamo giunti alla sesta selezione, la penultima per quanto riguarda questa tranche della settima edizione. Possiamo partire con l'esibizione. Interessante, si sente che tu hai la passione per farlo, per cantare. Andare al karaoke va bene, però, come ti ha detto giustamente lui, la gestione del fiato, di tutto quello che sono i tecnicismi delle canzoni, lo puoi fare solo studiando con qualcuno che ti possa trasferire questa cosa. Però, al contrario suo, dato che a me è piaciuto il tuo timbro, e quello che volevo dirti è più un problema tuo che mio, nel senso che a me farebbe piacere sentirti al provino finale, poi adesso sentiremo i giudizi degli altri colleghi, però questa è una cosa che devi decidere tu, devi affrontare nella maniera più corretta possibile, perché adesso il mio sì, al contrario del suo, è di incoraggiamento, però alla finale se canti così. Insieme, come amante forse, senza un perché, noi due amiche sempre inseparabili, Valeria chiusa adesso, non vuol più parlare di quella storia che la fa soffrire. Molto bella ed è un peccato, perché se qualcuno ti avesse consigliato magari di questa canzone farla solo anche un tono più basso, avrebbe reso molto di più, perché ci sono stati dei punti che vuoi per mancanza di magari della respirazione corretta o per l'agitazione, dei punti un po' tirati, però ti ripeto, la voce è bella, occhio all'inglese. E quella canzone fatta con la base io l'avrei interpretata un po' di più, perché mi sembrava quasi una storia da raccontare, quindi un po' più raccontata, però per me sì. Cosa posso fare per te? Mi sono innamorata per te, pace. Bianco, solo tu dividi con me ogni lacrima, ogni pane. Il primo pezzo eri a postissimo, a parte le 55 voci che sono uscite, cioè un po' rock, un po' piano, un po' cioè, ok, era grintoso, energico, era figo. E il secondo pezzo io l'ho trovato un po' sbagliato, sì, per te, anche perché, cioè, non studiando, è un pezzo molto difficile, e quindi detto questo, probabilmente hai un timbro che spacchi tutto e probabilmente sei... probabilmente arrivi anche in fondo a VB, quindi grande, per me è un grande sì. Ma che devo capire? Non ne posso più.
ci porti, la gente scivola lungo il fiume, verso una consolazione fluida. Per me è un sì. No, a parte tutto, sei brava. Poi vabbè, a me piace tantissimo il fatto che uno scriva la propria musica, perché è quello che ho sempre fatto anche io, che insomma che mi piace fare. Tu sai che questo concorso però non ti darà l'opportunità di portare uno strumento. Credo però che volendo uno possa portare i propri inediti, certo, con la base, certo, quindi sì. Non c'è nessuna tipologia di problema. È un concorso strutturato in maniera diversa, nel senso che è una sorta di talent nel quale poi noi il pubblico ricerca la capacità della poliedricità della persona, non tanto la creazione artistica. Questo vorrei dirtelo, nel senso che è meno un trampolino di lancio per le tue canzoni e più per il tuo personaggio, per la tua persona, questo tipo di ma sale su un inferno a stringere me. Ho visto sotto la sua gonna da città, con quale cuore prego ancora Notre Dame. C'è qualcuno che le scaglierà la prima pietra, si è cancellato dalla faccia della terra. Si sente che studi canto, ecco, anche se solo da tre anni. Mi piace la tua voce, mi sei piaciuto tantissimo nella canzone di Notre Dame, quindi complimenti, anche perché l'hai interpretata proprio bene, anche la gestualità. Non so se se ti piace proprio il mondo del musical. Ok, si vede. And my bag begins to tinker finally. A parte, scusami, non mi dilungo, anche perché c'è pochissimo da dire, se non fate i complimenti, e anche perché la tua voce appunto era un pochino sporcata da questo malessere appunto, ma se uno è cantante e tale si definisce, riesce a farlo lo stesso. Tu sei stata bravissima, ottima, ci vediamo poi fino a finale. Molto sottile, molto figa. E se questa arriva alla serata horror, grandi cose, grandi cose, grande sì. Wish that you will just leave, your presence still lives here, and you won't leave me alone. These more ones seem to heal, this pain is just too real. Fatta male assolutamente, nel senso che si vede che mancano alcune accorgimenti tecnici, nel senso che arrivi un po' sforzata quando la canzone sale di tonalità, però l'intonazione media c'era, quindi
giustamente Eros ha detto una cosa corretta, abbiamo magari dato un'opportunità anche a persone che hanno fatto un peggio di te, assolutamente. Il team è interessante, non è comunque abbastanza pulito. Su quella di Giorgia ho sentito qualche imprecisione qua e là, poi senza base, molto complesso, soprattutto se non studi, però comunque c'è qualche spiraglio ampio perché tu possa giocare le tue carte alla, alla fase finale, quindi per me sì, ci vediamo per venire. Vabbè, io lo dico sempre, e oggi è stata una bella giornata per me, perché ci sono un sacco di persone che lavorano con la loro musica, quindi per me, per portare degli inediti, significa, se non è che voglio parlare male degli altri, ma chi fa le sue canzoni comunque sa che cosa vuol dire di più, lavorare, faticare su determinate cose, quindi apprezzo questa cosa. È una voce molto interessante, nel senso che delle modulazioni particolari, un falsetto molto bello, che è una cosa rara negli uomini. Grazie. Perché sai che sono tanti uomini che non ce l'hanno il falsetto, invece averlo bello è una cosa in più. Poi le voci maschili sono sempre interessanti perché ne abbiamo poche. Diciamo il contatto visivo, l'espressione. Tu invece mi hai rapito tantissimo, non so, non mi ricordo come ti chiami. Martina. E mi hai rapito con lo sguardo. Ho trovato in alcuni punti poca coordinazione, però il pezzo è molto bello, mi siete piaciute, complimenti anche alla piccolina, molto brava, e per me è un sì. Soprattutto l'inizio e la fine, non che la parte di mezzo, no, però mi è piaciuta di più come intensità. Ho visto in alcuni punti qualcosa che non mi ha convinto, più che altro perché la musica ti porta ad aspettare una coreografia che ti racconti qualcosa.
Però mi siete piaciute perché vi guardate tra di voi per mettervi in posizione, per aiutarvi con lo sguardo. E per la prossima volta vi consiglio di fare qualcosa che ci racconti qualcosa, che ci esprima. Proprio brava, perché sei talmente piccola e fai delle cose che sono fondamentali, molto importanti per la danza. La punta tesa, il ginocchio teso, brava, brava, brava. Continua così. Pics like, who is this chick like, you already know about me, you know about me. I'm the one they wanna be, I handle my business, I put this together, they say you should never mix business with pleasure, but you say you got friends, where they at though, you wanna be bad, huh? Make a clap now. Diciamo a parte, ok, parte una, il gruppo è quello di prima. Quindi riconfermo il fatto che espressivamente, soprattutto in questo pezzo, ragazzi, c'è un po' più di grinta. Cioè, ok col corpo, ma con la faccia? Cioè, con l'espressione, a parte sempre tu che ci hai visto sopracciglio a punta, che mi fissavi e ci hai visto, è buono. Però cioè, c'erano dei punti dove proprio... No? Doveva venire fuori, cioè dovete sentire quello che ballate, indipendentemente dallo stile. E, mi sono piaciuti molto i moduli che avete, insomma, che ha creato la vostra insegnante. E, mi è piaciuto il pezzo, assolutamente sì, e spero che riusciate ad andare avanti. Va bene? Grazie. Tonight, if this love is pain, then honey, let's love tonight.